Continua il momento difficile per il Sant'Ermite, la tensione si avverte anche sul volto del presidente Alex Martino, intento già prima del fischio d'inizio a controllare il telefono. Chissà che non arrivino nuovi messaggi per chi da questa sera si propone seriamente in sella per la panchina dei Paperini. Il momento è nerissimo, 5 sconfitte su 5 gare disputate per una compagine che sulla carta doveva recitare il ruolo da protagonista assieme a Riccione. Il Verrucchio dall'altra parte continua a sorprenderci tra la vittoria esterna in una partita molto maschia, mettendo in vetrina il solito Michilli assieme a Bruna, tra i migliori. Proprio il rosanero ci prova dalla distanza senza incidere. Più concreta la risposta del Sant'Ermite sull'asse Castiglioni-Zavattini, l'ex di turno si vuole andare a versare, ma Maggioli chiude ottimamente lo specchio della porta. Lo stesso numero 9 scalda nuovamente i guantoni all'attento Maggioli, facile preda per lui. Da corner i rosanero si fanno pericolosi, prima mancano l'appuntamento sotto misura con i gol, poi sempre da calcio da fermo sfiorano la marcatura. L'ultima azione del primo tempo è dei padroni di casa, con questo calcio piazzato terminato alto ad opera di Zavattini. Nella ripresa le emozioni latitano, ma il Sant'Ermite prova a dare una scossa al match, azione manovrata, ma la conclusione finale di Castiglioni viene deviata in corner. D'altra parte colonna, scodella per Bruma, cross al centro, sponda di Genovese, protezione della sfera, appoggio per la corrente Michilli che allarga troppo il piattone. Ancora Bruma protagonista, fa tutto da solo, ma il suo destro al giro è da dimenticare. Erroraccio invece per la prima volta della difesa del Verrucchio, l'unico errore sarà, ma che innesca pericolosamente Zavattini innanzi al portiere, ma Maggioli è strepitoso, risultato che rimane incollato sullo 0-0 ancora per poco, fino a quando Bruma, servito sulla sinistra, appoggia la sfera alla corrente Tentoni che di prima intenzione batte Vandi per l'1-0, sarà questo il gol che deciderà la sfida, match winner dunque Tentoni, gioia meritata per un Verrucchio più concreto, al photo finish Fini calcia in bocca a Maggioli, mentre non è entrato Bettini provoca il fallo della seconda ammonizione che costringe ad Urcioli di Rimini ad estrarre il rosso. Il derby della Marichese va al Verrucchio. Zini va a colloquio invece da Andrucioli chiedendo spiegazioni, ma da questa sera la situazione diventa ancora più pesante.